Andiamo a Chieti in diretta, dove c'è per noi Paolo Renzetti, che vedete ora inquadrato, che ci aiuterà a capire meglio cosa sta succedendo nel capoluogo teatino. Buon pomeriggio Paolo. Grazie Giuseppe, un saluto a te e ai nostri telespettatori. Parliamo della situazione soprattutto di Chieti, ma anche un po' in generale. Ovviamente abbiamo forse la persona più indicata, più adatta in questo momento, un gradito ospite, il professor Jacopo Vecchiette, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Siamo all'esterno proprio del dipartimento di malattie infettive. Buongiorno professor Vecchiette, grazie per aver accettato il nostro invito. Noi ci eravamo visti qualche mese fa in pieno periodo di lockdown, sono passate tante settimane, sicuramente diversa, però oggi c'è questo dato proprio della giornata di oggi di 10 positivi, il numero più alto dal mese di maggio fino proprio alla giornata di oggi al 23 luglio. Secondo lei, professor Vecchiette, perché questa salita così improvvisa di positivi? Ma in realtà direi che è la nuova fase di questa pandemia, che è caratterizzata da focolai che possono manifestarsi sul territorio con una numerosità che può variare. Ci sono 10 positivi ufficiali, ci sono però soprattutto a Chieti, in questo caso ne parlavamo anche prima, ne parleremo anche dopo, diverse persone in isolamento domiciliare. Si parla ovviamente di focolai molto circoscritti, però nella popolazione, nei residenti c'è un po' di preoccupazione. Secondo lei, professor Vecchiette, è una preoccupazione giustificata? Ma guardi, io direi di no, nel senso che il fatto stesso che siano stati già tracciati significa che abbiamo incominciato a conoscere molto meglio questa malattia, e quindi rispetto ad alcuni mesi fa in cui il virus poteva dilagare in maniera assolutamente indisturbata, al momento questo non avviene. I soggetti vengono valutati e studiati, nel senso che se hanno bisogno di cure vengono immediatamente indirizzati in ospedale, altrimenti vengono giustamente gestiti presso il loro domicilio. Attualmente, mi corregga se sbaglio, c'è una sola persona ricoverata nella clinica di malattie infettive qui dell'ospedale di Chieti che lei dirige, e per quanto riguarda quest'ultimo caso, la persona che era stata ricoverata qui a Chieti è stata trasferita a Pescara, mi conferma? E nel Covid Hospital di Pescara. Tornando alla situazione un po' in generale, professor Vecchiette, si era detto, lo hanno detto anche tanti suoi colleghi, che probabilmente con il caldo il virus si sarebbe indebolito, che insomma ci sarebbero stati pochi problemi. Lei come giudica la situazione generale in Abruzzo, ma anche nel paese, rispetto ad altri stati? In questo momento l'Italia sta sicuramente molto meglio, però insomma i casi di positività ci sono, e poi c'è sempre il problema dei tanti asintomatici, ci sono tanti asintomatici che non sanno di esserlo. Ma direi che noi, dal punto di vista del momento storico, siamo nella fase terminale, e quindi abbiamo visto come rispetto a qualche mese fa i numeri sono nettamente ridotti. Abbiamo la percezione di un virus che circola in maniera residuale tra la popolazione, e quindi la cosa migliore che possiamo fare in questo momento è continuare ad avere quelle precauzioni in termini di utilizzo della mascherina negli ambienti chiusi, ma anche all'aperto se riteniamo che non ci siano delle condizioni di sicurezza, il lavaggio frequente delle mani e il distanziamento. Poi in estate storicamente sappiamo che i virus respiratori effettivamente circolano di meno, quindi è anche normale che questo possa avvenire. Credo che il sistema verrà sottoposto a un nuovo stress in autunno, con la ripresa sia della scuola che delle condizioni meteo diverse. Lei è un po' anticipato, professor Vecchiette, la mia domanda, perché ovviamente siamo a fine luglio, si guarda al mese di agosto, dove comunque ci si muoverà, anche se con un turismo piuttosto locale. C'è preoccupazione per l'autunno, si parla di questa possibile seconda fase. Secondo lei, se sarà seconda fase, sarà una seconda fase della stessa intensità della prima oppure no? E poi, mi scusi, si arriverà comunque ad un'eventuale seconda fase preparati rispetto a quello che è stato nei mesi scorsi?
Io non credo, guardi, che possa tornare con la violenza che ha avuto nella prima fase. È chiaro che ormai sappiamo molto di questo virus, lo cerchiamo e quindi io non credo che possa tornare con quella violenza. Certo è che dobbiamo aspettarci ed essere pronti a una eventuale ripresa di questi focolai, come li stiamo vedendo in questi giorni, e quindi in quel momento storico sarà ancora più utile mantenere le precauzioni rispetto all'utilizzo della mascherina, del lavaggio delle mani e del distanziamento. Prima di coinvolgere anche dallo studio Giuseppe Dintino, le volevo chiedere, tornando alla situazione di Chieti, questi due mini focolai che si sono creati nelle ultime ore e negli ultimi giorni, secondo lei questa preoccupazione è eccessiva? Perché mi diceva prima del collegamento, sarebbe giusto anche lanciare un messaggio che bisogna sicuramente essere attenti, bisogna essere previdenti, però non bisogna drammatizzare una situazione che drammatica non è. È giusto, professore? Ma direi che al momento non lo è, né in termini numerici né nelle condizioni di chi è stato eventualmente contagiato o perlomeno in misura residuale. Io ripeto, quanto più noi siamo attenti all'utilizzo della mascherina, considerando che è un virus che si trasmette per via aerea, e siamo attenti al distanziamento, e quanto più possiamo vivere serenamente l'eventuale notizia che un locale che abbiamo frequentato ha riscontrato la presenza di un soggetto positivo. Non è detto che frequentando un locale dove c'è un positivo si diventa poi positivi? No, direi di no, soprattutto se vengono mantenuti questi criteri di attenzione di cui abbiamo parlato e che ormai conosciamo tutti. Giuseppe, a te la linea per qualche considerazione o domanda con il professor Vecchietti prima di chiudere il collegamento qui da Chieti. Sì, vorrei approfittare della competenza del professor Vecchietto per capire anche un po' meglio come funziona questo virus, perché avevamo imparato che si era diffusa l'idea che il virus mettesse maggiormente a rischio le persone più anziane, mentre secondo gli ultimi dati pare che l'età media dei pazienti positivi sia progressivamente diminuita in Italia. È effettivamente così? Sì, direi di non confondere due eventi, cioè uno è la diffusione del virus nella popolazione e in questo momento i soggetti giovani forse sono più esposti per le modalità di vita che hanno e perché l'estate ovviamente è quella che invita ad avere situazioni che potenzialmente possono essere conviviali e quindi più rischiose. L'altra invece è il soggetto che ha delle comorbidità e che può essere toccato da questo virus in maniera importante con un impatto sulla salute estremamente complesso. Un'altra cosa, professore, oggi il direttore generale dell'ASL di Lanciano Vasto Chieti, il professor Thomas Cella, ha scritto una lettera ai sindaci della provincia teatina in cui chiede di disporre opportune iniziative informative e più capillari controlli sui territori di competenza. Lei come giudica che quel che è stato fatto e si sta facendo per prevenire il contagio, magari anche alla luce dell'app Immuni che non è stata così diffusa come ci si aspettava all'inizio? Guardi, per noi addetti ai lavori probabilmente sono attenzioni che abbiamo ben in mente. Effettivamente nella popolazione generale a volte mi è parso di vedere quasi una rimozione, quindi io credo che la preoccupazione del direttore generale sia assolutamente condivisibile, ripeto, ma non per fare allarmismo, ma semplicemente per ricordare che il virus per fortuna non è presente come era qualche mese fa, ma siccome non è completamente scomparso, le precauzioni ci tutelano tutti. Grazie a te Paolo. Grazie a te Paolo. Sì, per chiudere dunque un'ultima domanda con il professor Vecchietti, perché come dicevamo in apertura ci eravamo visti, l'avevamo intervistata nel corso di un collegamento per il nostro telegiornale proprio nei giorni di marzo seguenti al lockdown. Da quel giorno ad oggi sono state portate avanti tante cure, tante terapie, utilizzo di antinfiammatori, antivirali. E questi farmaci, dottor Vecchietti, sembra che abbiano portato comunque risultati positivi, e così ci sono anche ulteriori novità degli ultimi giorni per l'utilizzo di altre terapie contro il Covid-19?
Sì, direi che i risultati sono buoni, al momento iniziano anche a uscire dei lavori che hanno quella potenza numerica per poterci confortare sulla opportunità di proseguire o no alcuni trattamenti. Direi che nello specifico quello che rimane in maniera selettiva un antivirale puro è il Remdesivir rispetto agli altri che hanno un'attività immunomodulante. Grazie, grazie al professor Jacopo Vecchiet, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, da dove vi abbiamo proposto questo collegamento in diretta per la prima edizione del nostro telegiornale. Grazie Roberto Pulimanti per l'assistenza tecnica. Da Chieti è tutto, linea allo studio. Grazie Paolo Renzetti, grazie ovviamente al professor Vecchiet per essere intervenuto nel corso del nostro telegiornale.